Un altro paio di orecchini che mi piace tantissimo è questo qui che mi è stato regalato da Maria un po' di tempo fa. E anche questi li adoro perché sono leggerissimi. Come sapete, io prediligo gli orecchini molto molto leggeri. Sono nei miei colori preferiti, quindi li adoro veramente alla follia. E su questa scia mi piacciono tantissimo anche questi, che mi sono stati regalati invece da una mia amica che si chiama Giusy, a cui mando un bacio grandissimo, non so se vedrà questo video. E anche questi sono stati realizzati all'uncinetto, questi invece sono al chiacchierino, se non mi sbaglio, sì, sono al chiacchierino. E sono leggerissimi entrambi, nei colori che amo di più e quindi insomma, questi li porto soprattutto d'estate perché sono degli orecchini che si abbinano facilmente ai colori che indosso appunto d'estate. Tornando alla tonalità verde. Un paio di orecchini che io indosso praticamente ogni volta che metto qualcosa di verde militare, io utilizzo tanto anche questo colore, è questo qui. Li adoro alla follia perché li indosso sempre, sono molto abbinabili, sono abbinabili perfettamente alle cose verde militari che ho due vestiti verde militare, una gonna e quindi quando indosso appunto questi capi d'abbigliamento mi piace tantissimo abbinare questi orecchini. Devo crearmi anche un bracciale simile, anche se sarà un po' difficile ricreare poi la stessa tonalità di verde, perché questa praticamente l'avevo creata io con le paste polimeriche, miscelando un po' le varie colorazioni. E questo è uno dei pochi orecchini in pasta polimerica che utilizzo tanto. Un altro paio di orecchini che mi piace tantissimo e che utilizzo molto spesso, li ho utilizzati anche di recente abbinandoli al bracciale che mi è stato regalato proprio da Elena. È questo qui, sono questi qui e li ho indossati appunto recentemente abbinati al vestito verde, a un vestito verde militare. Non ho indossato quelli lì precedenti, ma ho utilizzato questi orecchini qui perché proprio perché avevo un bracciale e mi piaceva l'abbinamento che insomma si creava e quindi io mando un bacio grandissimo anche a Elena che è sempre gentilissima, sempre molto 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 carina. Anche questi sono molto molto leggeri e all'orecchio fanno un bellissimo effetto. Siamo quasi addirittura d'arrivo, cerco di velocizzarmi un attimino perché proprio non voglio che questo video duri mezz'ora. E vi mostro appunto questi orecchini che ho realizzato tempo fa con le piattine di alluminio color rame e che ho abbinato appunto al ciondolo che ho realizzato con la stessa tecnica. Anche qui ho realizzato il perno con il filo di rame Artistic Wire, che è quello che utilizzo di più quando faccio queste lavorazioni, e all'interno ho utilizzato delle gocce di agata marrone striata che mi piace veramente tantissimo. Poi vi mostro cosa? Vi mostro questi qui, ve li mostro insieme così ci velocizziamo un attimo. Che sono appunto gli orecchini in lamina che ho realizzato per me. Questi sono con l'ottone e sono stati smaltati con il blu, li utilizzo tantissimo, mi piacciono tanto. Ho anche un bracciale abbinato, però non è venuto tanto bene, quindi non ve lo mostro. E questi sono invece in alluminio, smaltati di nero con quest'agata nera. Diciamo che va ad impreziosire un attimino la lamina, mentre qui li ho lasciati molto semplici senza applicare appunto nessun tipo di pietra.
Passiamo agli unici orecchini in perline che indosso. Praticamente faccio, come si dice, il calzolaio con le scarpe rotte. Ci sono tantissimi orecchini in perline che ho realizzato e mi piacciono tantissimo, anzi, in verità ce ne sono altri, ma in questo momento li ho fuori mano. Ma sono semplicemente gli orecchini a cono che ha realizzato Vittoria, il tutorial bellissimo. Magari vi metto una foto perché non li ho sotto mano al momento. E vanno appunto ad aggiungersi a questi orecchini qui che indosso praticamente sempre. Quelli di Vittoria li ho realizzati sia col bianco che col nero e li utilizzo veramente tanto quando posso, in ogni occasione, quando indosso il capriccio, indosso appunto anche gli orecchini di Vittoria, sia bianchi che neri. Li ho indossati appunto anche il mio compleanno l'anno scorso, quest'anno, insomma, mi piacciono tantissimo. E questi poi sono gli orecchini, diciamo, un po' più da battaglia, questi soprattutto perché li indosso praticamente sempre. Sono dei triangolini al lobo che adoro, li indosso veramente sempre, sempre, sempre perché non, cioè sono leggerissimi, non appesantiscono l'orecchio, si abbinano praticamente a tantissime cose perché sono in nero e nulla, quindi li utilizzo sempre. Questi qui sono quelli che abbino al Granada. Sono dei mini petalini molto molto piccoli. Questi invece li abbino ad un bracciale grigio molto simile appunto agli orecchini, ma che non ho ancora terminato, quindi a volte indosso solo gli orecchini con il ciondolo che è appunto il ciondolo Leia Minta che vi ho mostrato nel video dei ciondoli. E queste sono delle fasce Herringbone realizzate con varie dimensioni di perline che mi piacciono tanto e volevo crearmi anche un bel ciondolo su questa tipologia qui perché mi piace la mezzaluna, mi piace proprio l'idea della mezzaluna, a me piace molto come simbolo e quindi voglio realizzare anche un ciondolo magari da indossare non abbinato però agli orecchini. Gli ultimi due superstiti sono questi qui. Questi sono i miei orecchini da battaglia, li chiamo così perché li metto tantissimo più degli altri neri che vi ho mostrato appunto in questo video. E ovviamente ogni volta che indosso la collana metto anche gli orecchini. Questi qui invece li indosso abbinati alla mia collana verde creata con le piattine a raggiera. E mi piace appunto avere un particolare soltanto all'orecchio e quindi ho realizzato questi orecchini qui molto velocemente, ma comunque diciamo fanno quello che devono fare e li indosso appunto con quella collana lì. Questo è tutto il mio video sugli orecchini che indosso di più. Io spero che vi sia piaciuto comunque o quantomeno che vi abbia, non lo so, dato un po' di ispirazione. Fatemi sapere quali sono i vostri preferiti, scrivetemi i commenti qui sotto al video. Noi ci vediamo prestissimo, cercherò di creare qualche nuovo tutorial, non sto perlinando molto ultimamente, poi ho avuto anche il PC rotto e quindi devo riprendere assolutamente a breve, spero mi capirete. Quindi vi mando un bacio grandissimo, grazie come sempre per la visione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Alla prossima, ciao ciao!